Questa è stata la 13ª edizione e dopo lo stop forzato del 2020 siamo stati davvero felici di ritornare in presenza. Quando è nato il premio pensavamo di premiare soltanto artiste pittrici o scultrici. Poi ci siamo resi conto che non dovevamo metterci in una gabbia. L'arte ha tante sfaccettature ed è veramente un lago grandissimo dove poter annegare. E allora siamo annegati con le scrittrici, siamo annegati con le ballerine, siamo annegati con le musiciste. Abbiamo deciso che l'arte era una cosa eccezionale, per cui abbiamo allargato il concetto di arte a donne che lavoravano per l'arte e questo ci piace moltissimo. Quest'anno abbiamo avuto la scienziata Barbara Gallavotti che ci ha accompagnato per tutto l'inverno per farci capire che cosa stavamo affrontando. Abbiamo premiato una musicista eccezionale come Beatrice Rana. Per cui abbiamo sempre cercato di mettere insieme donne grandiose, perché lo siamo. Io oggi ero veramente, avevo già l'elenco, sono rimasta sbalordita, devo dire, cioè, perché avere Simona Argentieri, che cioè, è stata sempre una combattente per il libero arbitrio, cioè, lei è una donna, tutte donne che esprimono una grande libertà, oppure Renata Boero, che dimostra che un artista di avanguardia, se è un vero artista di avanguardia, non può che esserlo sempre di più, sarà sempre più innovativo fino alla fine. Oppure Dora Stiefelmeyer, questa leggenda dell'arte che però, voglio dire, ha dell'arte, del sogno dell'arte, ma anche della concretezza dell'arte. Poi Barbara Gallavotti, cioè io la invidio, lei intesta il mondo e riesce a esprimerlo. Oppure Stefania Auci, cioè un mio amico la chiama Audaci, perché lei ha fatto rivivere il romanzo a puntate in qualche modo, cioè come i tempi di Vittor Hugo. Beatrice Rana, a 9 anni già una perfetta pianista, cioè ha nelle dita tutta la grande musica del mondo. E poi la Cucinotta, ecco, Maria Grazia Cucinotta è una di quelle, delle giovani devo dire, ma che hanno contribuito a sfatare questa cosa tremenda che era uno dei detti più offensivi, bella ma stupida, che è fatta per castigare sia la bellezza femminile e sia l'intelligenza femminile, in un colpo solo. Quando ho visto l'elenco delle premiate sono rimasta veramente onoratissima e mi ha messo un'allegria incredibile. Quindi le donne già si aiutano moltissimo tra loro comunque. Allora, se le donne non fossero andate d'accordo tra di loro, ci saremmo estinte milioni di anni fa con quello che abbiamo passato. Chi fa i figli, chi non li fa, non, è lo stesso. Io ho visto tempo fa, è caduto un vecchietto nel mio quartiere, per terra. I maschi dileguati, terrorizzati da questa cosa, si sono chinate delle donne. Quindi c'è qualcosa di istintivo, non di assolutamente superiorità e inferiorità per carità, però delle caratteristiche che ci rendono la vita molto, ma molto più interessante, perché chi si accorge dell'altro non è che lo fa per bontà, è perché ha una cosa in più per cui vede nell'altro se stesso e allora, come dici tu, ci si può mettere insieme. Grazie. Non per genere.